Abbiamo visto circa un anno fa come la DS7 rivista nel 2022 possa fare una certa gola nell'affollato segmento dei SUV medi, ma ora la casa francese ha deciso di alzare ulteriormente l'asticella, chiamando in causa niente meno che Antoine de Saint-Exupéry. Scusate il francese. Che ricorderete perché ha scritto Il piccolo principe, ma non solo. Aviatore, eroe, artista dei primi del Novecento e ha ispirato lo studio di design DS nel creare questa vera e propria collezione, al pari di ciò che fanno gli stilisti nella moda a cadenza annuale, fatta di stelle, di poesia e di sogni. Oggi ci concentreremo su questo allestimento speciale e specifico, ma ce ne sono anche tanti altri di questa DS7, sia eleganti che sportivi, e li trovate tutti nel nostro sito drivekey.it, che vi lascio il link qui oppure in descrizione. Trattandosi di una versione top di gamma, quella dedicata al caro Antoine, troviamo lo stato dell'arte della tecnologia che ha da offrire la DS, a partire naturalmente dal gruppo ottico Full LED Matrix Vision 3.0, lo chiamano in casa, con la luce diurna altamente caratteristica che ricorda fortemente il logo appunto DS e questa calandra veramente enorme con il motivo romboidale, un motivo che ritroveremo spesso sia all'interno che all'esterno della vettura. Ma siete già iscritti al nostro canale? Se non ancora, fatelo e attivate la campanellina per non perdervi tutti i prossimi contenuti. Mentre specifici sono i cerchi da 21 pollici New York, qui addirittura con i Pilot Sport 4S spalla 35, con copriruota in tinta volo di notte, espressamente creato per questa versione da 360 cavalli. Volo di notte che è la tinta con cui esce di serie questa speciale collezione. Una vernice perlacea composta da pigmenti che creano dei riflessi dorati, come un cielo stellato all'alba. Ma ci sono anche le tinte nero perla e grigio cristallo opzionali, come questo esemplare. Ma io a questo punto la prenderei con la vernice con cui esce di serie, che fa pure pandan coi cerchi. E al posteriore spicca ancora una volta il gruppo ottico, che vuole proprio prendersi la scena, eh? Guardate com'è complesso, arzigogolato, sempre con il richiamo al diamante. Appena sotto la dicitura E-Tense 4x4, che indica appunto la motorizzazione plug-in hybrid e il fatto che sia a trazione integrale, ma poi lo vedremo meglio alla guida. Terminali di scarico anche essi caratteristici con la cornice rettangolare. Apriamo il bagagliaio d'apertura, ovviamente elettroattuata. Ci troviamo un dato innanzitutto di 555 litri minimi. Niente male, non proprio eccezionale se vogliamo dirla tutta. Un piano di carico che comunque si sviluppa su due livelli possibili. Abbiamo un doppio fondo dove poter eventualmente stivare i cavi della ricarica della batteria. Abbiamo la presa 12 volt, la possibilità di abbattere i sedili in configurazione 1/3, 2/3, dei comfort insomma per appendere magari i bagagli. Dal punto di vista invece della praticità, troviamo questa copertura che ci aiuta per non far grattare diciamo la carrozzeria, però appena qua troviamo carrozzeria a vista, quindi bisogna comunque fare una certa attenzione, bene invece per il fatto che il gancio sia coperto. Ma finalmente saliamo a bordo, e dico finalmente perché qui è un tripudio di artigianalità, di finiture, di cura nei dettagli, a partire dal battitacco stellato nel vero senso della parola. Dei ricami tramontana e delle cuciture a perla che raccontano di una manifattura di altissimo spessore, pregiata, le troviamo in diverse parti. E questa chicca, non appena accendiamo la vettura, un orologio creato dalla BLM, un'azienda francese specializzata nell'orologeria di lusso. Mi piace molto come ambiente perché, a differenza di tante auto moderne un po' impersonali, qui ha una storia da raccontare, ha un'anima, si sente, si percepisce la qualità. E come se non vi bastasse, abbiamo delle poltrone in pelle nappa marroni, non a caso anche qui, ma ricordano i sedili degli aerei della prima metà del Novecento. A regolazione elettrica, riscaldati, rinfrescanti e massaggianti. Molto bene. In più troviamo il distintivo richiamo al diamante, quindi a tutto il logo DS, che a differenza però di DS4 che abbiamo visto in uno scorso video, qui lo trovo un po' meno stucchevole, un po' più integrato, soprattutto in questo tunnel centrale molto particolare. Più ordinato, dove trovano spazio gli alzacristalli, una cosa molto particolare che praticamente rende le portiere libere da qualsiasi comando se non quello dell'apertura. A livello di vani troviamo quello per la ricarica wireless con doppia presa USB-C e presa 12 volt, mentre i due portabicchieri sono qui, e sul bracciolo, all'interno del bracciolo, troviamo un vano bello ampio con una lucetta che è leggermente gommato. Avrei preferito a questo punto fosse anche rinfrescato, però devo dire che come ampiezza ci siamo. E veniamo al sistema di infotainment, altro fiore all'occhiello di DS, che se vi ricordate è stato il primo costruttore ad implementare ChatGPT nell'assistente Iris, un tocco molto cool e di intrattenimento se vogliamo. Un display principale sicuramente molto ampio, abbastanza piacevole alla vista, ecco magari qualche animazione
e sarebbe da un po' migliorare a livello di fluidità, ma quello ci penseranno sicuramente gli aggiornamenti over the air, una navigazione connessa in tre dimensioni e ovviamente la possibilità di avere Apple CarPlay e Android Auto a tutto schermo, mentre davanti a me trovo un display anche qui dalla grafica accattivante, diciamo, e con tutte le informazioni di cui ho bisogno, sempre con questo motivo a diamante, ben integrato all'interno della palpebra e a livello di definizione anche ok. Alcune note però che ho trovato sbirciando qui e lì, innanzitutto la regolazione della temperatura che non è all'interno di queste shortcut ma è solamente a schermo e quando noi andiamo per esempio in ambiente CarPlay scompare, ecco, l'avrei tenuta fissa da qualche parte. Le scorciatoie appunto di cui abbiamo appena parlato sono a sfioramento, quindi non sono tasti fisici. La ghiera del volume in questa posizione qui non lo so, risulta secondo me un po' scomoda da utilizzare, l'avrei messa qui appunto sul tunnel centrale. Mentre tornando ai materiali, peccato per il vano portiera secondo me, perché sì, troviamo la tasca principale che è floccata quindi molto bene, ma il resto della portiera, a parte la parte superiore, è tutta rivestita in plastica rigida. Avrei apposto un po' più di un filo più di attenzione su questo aspetto. Ma già che ci siamo, facciamo un salto dietro dove con piacere troviamo la stessa qualità che avevamo trovato nel vano anteriore, quindi speculare sia a livello della portiera con anche qui le cuciture perla molto bene, sia a livello delle poltrone, comodissime, morbidissime, davvero ben fatte, di ottima fattura. A livello invece di seduta, a livello di schiena mi trovo molto bene. È una seduta leggermente più alta perché appunto abbiamo il sistema ibrido, quindi magari le gambe stanno leggermente appollaiate, ma io sto decisamente comodo. L'unico problema che ho è l'infilare i piedi sotto al sedile anteriore, c'è troppo poca altezza, diciamo, per il piede, mentre bene per la mancanza del tunnel centrale, bene per le bocchette del clima con regolazione di temperatura e quant'altro, e infine abbiamo questo comodo bracciolo. Anche qui troviamo le impunture, quindi capiamo la qualità, è davvero molto buona, comodo. A livello invece di spazio per la testa ne ho più che sufficiente e soprattutto aiuta la luminosità nell'abitacolo grazie al tetto, al tetto panoramico molto ampio che si estende fino alla fine ed è però un option. Ed eccoci finalmente anche al volante di questa DS7 nella sua massima espressione, sia dal punto di vista dell'allestimento come abbiamo visto poc'anzi, sia dal punto di vista della motorizzazione, perché la DS7 è disponibile solamente o diesel 130 cavalli oppure E-Tense, che è il sistema plug-in ibrido, un sistema che deriva dall'esperienza di DS Automobile nella Formula E e che caratterizza appunto tutti i modelli ibridi ed elettrici della gamma. In questo caso abbiamo infatti ben 360 cavalli, quindi una potenza non indifferente, si porta dietro ovviamente anche una massa più generosa rispetto alla sola motorizzazione diesel, siamo intorno ai 1960 kg in ordine di marcia, ma comunque una potenza decisamente più che adeguata. Abbiamo anche delle prestazioni niente male, 5,6 secondi per passare dallo 0 a 100, velocità massima di 235 km/h, insomma ne abbiamo. Ma è una macchina sportiva dunque, mi direte voi? Ma in realtà non più di tanto, in realtà se parliamo di DS in generale parliamo di grande comfort che deriva sia a partire dalla posizione di guida, in quanto abbiamo questi sedili, queste poltrone rifinite molto bene e estremamente contenitive e piacevoli da sedere, ma anche dalla taratura dell'assetto in generale. In realtà abbiamo diverse modalità di guida. In quanto vettura ibrida abbiamo la modalità elettrica, quindi che predilige l'utilizzo del pacco batteria, che comunque è sufficientemente generoso per quanto riguarda un sistema plug-in hybrid, in quanto è una batteria che garantisce almeno, diciamo, all'incirca una cinquantina di chilometri solamente in elettrico. Abbiamo la modalità comfort, abbiamo la modalità ibrida che diciamo automaticamente prevede, in base al proprio utilizzo, in base alla propria guida, di scegliere se attivare e prediligere il motore benzina oppure il motore elettrico. Abbiamo appunto invece la modalità sport, che va a modificare leggermente la rapportatura del cambio, ma comunque non siamo sempre sullo sportivo estremo, è un cambio con una taratura molto improntata al comfort. E poi abbiamo la modalità 4x4 che si concretizza nella presenza di un motore
a benzina 1.6-4 cilindri che muove le ruote anteriori, e ben due motori elettrici, uno che muove le ruote anteriori e uno che muove le ruote posteriori, quindi una trazione integrale in questo, in tal senso, e che ovviamente non siamo a parlare di off-road puro, ok, quando parliamo di DS7, ma comunque diciamo che avete un aiuto in più nel caso di terreni scivolosi, terreni insomma un po' impervi, come tra l'altro questa giornata qui molto molto piovosa in quel di Milano. Una vettura che diciamo interpreta in pieno quello che è la filosofia di DS e incorpora tutta quella che è la tecnologia a disposizione che abbiamo visto già nella parte degli interni, quindi tanta attenzione ai sistemi di assistenza alla guida che si controllano tramite questo satellite che è presente appena sotto le palette del cambio se volete utilizzarlo in modalità sequenziale. Qui abbiamo il pacchetto completo di ADAS, quindi guida autonoma di livello 2 con cruise control adattivo, angolo cieco, abbiamo anche la telecamera a 360 gradi di ottima definizione che aiuta particolarmente in manovra dove lo sterzo si demoltiplica molto bene e l'auto diventa molto maneggevole, e in più abbiamo uno dei fiori all'occhiello di DS, ovvero la Night Vision, che cos'è? Letteralmente visione notturna, è una telecamera che aiuta nella guida appunto serale barra notturna e proietta all'interno della strumentazione che abbiamo davanti le informazioni necessarie a farci guidare in modo ancora più sicuro. In più abbiamo altre telecamere che monitorano che cosa? Lo stato della strada. Infatti parliamo subito di sospensioni che diciamo la casa francese è un po' anche la pioniera se parliamo appunto delle idropneumatiche inventate parecchi anni fa, qua non abbiamo questo tipo di sospensioni, ma comunque un sistema molto ammazzato a smorzatore idraulico che permette una taratura estremamente confortevole anche nelle situazioni più spigolose, più ruvide come questo pavé dove sono in questo momento. Certo è che su questa versione Antoine de Saint-Exupéry abbiamo un cerchio da 21 pollici, come avete visto, con una gommatura estremamente sportiva, una Pilot Sport 4S, con una spalla a 35 che sicuramente, ok, non aiuta ad avere questo comfort più assoluto. Sicuramente con una gommatura meno esagerata da quel punto di vista si può apprezzare ancora di più lo smorzamento, l'effetto smorzamento da parte delle sospensioni. In ogni caso abbiamo appunto delle telecamere che monitorano la strada e dialogano in tempo reale con la centralina per tarare le sospensioni nel modo ideale rispetto al terreno che ci trova, dice che ci troviamo. A livello di visibilità vi devo dire niente male, solamente il montante A è un po' ingombrante per quanto magari dovete entrare in una rotonda e vedere che auto arrivano dalla vostra sinistra. Gli specchietti invece sono belli grandi, sia quelli laterali sia quello che guarda dietro. L'1.8 è leggermente spiovente per via della coda, ma devo dire nessun problema da quel punto di vista. Argomento sterzo invece, anche qui nulla da dire, nel senso che non abbiamo uno sterzo estremamente preciso, ma sappiamo quanto basta, quanto avviene diciamo davanti a noi sulle ruote anteriori. Devo dire che il feeling non è niente male, sì, fa leggero gioco proprio nei primi gradi di angolatura dello sterzo, ma per il resto è abbastanza, è sufficientemente comunicativo, secondo me giusto per una vettura di questo tipo. Ecco, adesso avevamo un bellissimo gran dosso da superare e ce l'abbiamo fatta in modo assolutamente semplice. Il discorso però qual è quando si tratta di plug-in? È prendiamola se in particolare abbiamo la possibilità di ricaricarla comodamente a casa, perché con questi 50 km diciamo di autonomia disponibili solamente in modalità elettrica più tutto il serbatoio dedicato alla benzina, l'ideale quale sarebbe per quanto riguarda le plug-in? Quello di avere la possibilità di caricarla comodamente a casa propria durante la notte, in quanto diciamo che questa batteria si può caricare sia all'asciugo, diciamo alla presa domestica, sia magari con una wallbox. Ci mette al massimo 7 ore, quindi durante la notte, e poi magari nei weekend quando avete dei viaggi più importanti da fare potete sfruttare invece al massimo quello che è il motore benzina. Abbiamo la possibilità anche di utilizzare la modalità e-save, quindi di preservare la carica della batteria. Abbiamo la possibilità di impostare l'orario a cui vogliamo che avvenga la ricarica della batteria,
E altrimenti cosa succede se non la ricarichiamo? Andiamo solamente benzina e l'efficienza del powertrain nella sua interezza si abbassa drasticamente. Ecco, in quel caso è una motorizzazione da quel punto di vista un po' limitante, in quanto se non abbiamo la possibilità appunto di ricaricarla e si va a perdere tanta tanta efficienza. Meno male, direi, dire che comunque si ha a disposizione un motore diesel che è il Blue HDI da 130 cavalli, che sì, non è una potenza così eccezionale per una motore, per una, diciamo, un SUV medio di queste dimensioni, però potrebbe bastare da avanzare a chi appunto magari non è ancora pronto a utilizzare una vettura di questo tipo elettrica, anche se c'è da dire che nella guida invece full electric si apprezza anche un decisamente alto grado di silenziosità, dato soprattutto anche dai vetri, che sono molto ben insonorizzanti. Abbiamo delle guarniture belle grosse e doppie, quindi abbiamo una vettura che rispetto alle concorrenti può offrire un savoir-faire, un'eleganza che, diciamo, solamente la DS7 può andare ad offrire. Una particolarità anche di questo allestimento che va a raccontare una storia, quindi c'è tutto anche un background di racconto che potrebbe interessare di più, delle finiture di pregio, un sistema di infotainment che non è niente male e un sistema ibrido molto all'avanguardia, oltre a tutta la tecnologia per la guida assistita. Parlando di prezzi, perché il prezzo, diciamo, di partenza per una DS7 in questo allestimento sempre, ma poi se volete andarvi a vedere tutti i prezzi potete andare tranquillamente sul nostro sito di DriveKey, è di 50.000 euro per la versione diesel, ed è un allestimento, quello di Antoine Saint-Exupéry, che va ad aggiungere circa 8.000-8.500 euro rispetto ad una base. Mentre se vogliamo la plug-in, che è disponibile con 3 livelli di potenza, 225 cavalli e trazione anteriore, 300 cavalli e trazione integrale, oppure 360 cavalli trazione integrale, si va, diciamo, ad avvicinarci ai 60.000 euro e a superarli abbondantemente su questo full che con gli optional va a superare anche i 70.000 euro. Quindi considerare bene questo tipo di spesa, andare a scegliere l'allestimento che più, diciamo, vi compiace, ce ne sono parecchi, sia eleganti appunto sia performanti. E nulla, devo dire che è una vettura molto molto particolare, molto di design, quindi voglio anche sapere la vostra su questo. Cosa ne pensate del DS, del DS7, se secondo voi può andare a rivaleggiare con vetture come la Stelvio, come le tedesche, di fascia media, appunto di segmento submedi? Fatemi sapere, iscrivetevi al canale ovviamente per non perdervi tutti i prossimi contenuti, e noi ovviamente ci vediamo al prossimo video.